Dunisiani, benvenuti in questo nuovo video di Fasmofobia con Gabri che deve reagire perché chiaramente non ha il gioco e c'è anche Fede, se può parlare. Non so cosa aspettarmi. Salve. Salve, Fede. Salve. Ok, bello. Questo non me l'aspettavo ed è completamente buio, allora. Ma quindi ti ritrovi fuori da... Allora, io potrei tirare degli urli dunisiani, come è successo nello scorso video di Fasmofobia. Voi sapete benissimo che a volte, purtroppo, nella vita può capitare, no, di tirare questi urli a caso. Ecco, io non mi ricordo di nuovo più i tasti. Ah, mannaggia a me. No, come? Ok, allora siamo dentro la casa e già iniziamo bene. Allora, questo gioco, come voi ben sapete, dunisiani, fa una paura assurda. Io già sto sentendo delle cose assurde, veramente, tipo dei rumori pazzeschi. Io non ho ancora letto quello che il gioco praticamente mi ha detto riguardo al fantasma, perché voglio scoprire da solo di che cosa si tratta, dunisiani. E poi comunque I dunisiani sanno già com'è il gioco, ma io no, quindi cioè io veramente alcuni di loro, poi magari altri non sanno cos'è questo gioco. Ok, vediamo, accendiamo queste luci. A volte le luci si andranno a spegnere chiaramente perché il generatore non si sa perché, ma una tavola Ouija. Cos'era? Allora ho visto qualcosa. Questa è una tavola Ouija. Come? Pure io ho visto qualcosa muoversi, veramente. Cos'è che avete visto? No, non mi fate guardare. Allora, credo che era tipo un topo. Allora, non penso ci siano topi. Allora, qua si deve fare tipo, se ci sei, dammi un segno. E lui dovrebbe capire il fantasma che appunto ci c'è. Ok, allora, adesso dobbiamo andare a fare la foto all'acqua sporca. Direi, comportiamoci, diciamo, per step, per gradi, no? Quindi, non si vede niente in sto gioco. Ma sì, comunque. Infatti. Ma proprio niente, ma io sto tipo facendo fatica. Allora, dove... No, abbiamo bisogno prima di tutto di un lavandino, perché se non troviamo il lavandino chiaramente non possiamo scoprire molto. Per fortuna che almeno abbiamo la torcia che ci salva la vita. Meno male, se no non si vedrebbe niente. Esatto, poi io non si sa perché il mio polso trema, vabbè, quando devo spostare. Ok, qua non c'è l'acqua sporca, allora. Vediamo. Adesso lo chiamo. Se ci sei, dammi un segno. Se ci sei, dammi un segno. Lo so che si sta alzando. Oddio. Fede, è normale perché ho acceso il lavandino. Ho visto... Oddio. No, tranquilli, era l'ombra. Mi sto cagando. Normale. Mi sto cagando. Chi era? No, vabbè. Cos'è? No, raga, mi sto cagando. Aiuto. Allora, mi sta di nuovo prendendo male come la scorsa volta. Ah, ok, qua abbiamo trovato la chiave che praticamente serve per aprire questa porta qua. Vedete, dunisiani? Allora, praticamente se... Scusate un attimo. Praticamente qua ci può essere un fantasma che ci ammazza in 3 secondi. Ecco, Ma stiamo tranquilli. Ok, qua c'è. Bella. Ma è una lavatrice quella. Sì. Vedete, questo è il nostro furgone da investigatori di fantasmi maligni. No, noi è un non furgone. Siamo maligni. Sì, è un furgoncione bello grosso. Però qua non ci sono altri lavandini, dobbiamo andare a cercarli, ragazzi. Gabri, come sono le tue prime impressioni? Però parla velocemente, altrimenti... Po' spaventoso. Molto spaventoso, bravo. Mi è piaciuto molto come hai parlato questa volta, molto bravo. Oh, comunque, meno male. Fede, mi sa che Oddio, si sente qualche... Cos'era? Ho visto qualcosa. Davvero? Cos'è che hai visto? Lì sotto, cos'è? Quello da fare che c'è? Allora, lì sotto. Oh mamma, no, qua? Ecco, questo? È un pupazzo. Questo? Sono dei pupazzi. Sì, sono dei pupazzi. Ah, ecco. Allora, forse appartengono... ad un bambino, perché questa mi sembra la cameretta di un bambino. Anche se non... Ok, sì, no, infatti non so. È vero, sono dei giochi. In realtà non so, cioè nel senso... Però c'è un telefono. Forse questo è l'angolino del bambino, vabbè, non si sa. Andiamo a cercare un lavandino, che dobbiamo andare tipo a trovare appunto questi lavandini, perché dobbiamo fare l'acqua sporca, la foto, ma io non trovo niente qua. Veramente, poi qua la luce si spegnerà da un momento all'altro, ragazzi, mi sto cagando. Ah, bene. No, io qua mi volete morto, vero? No, ma l'ansia quando apri le porte. Infatti. Sì, veramente, qua... Ok, perfetto, qua non... ancora l'acqua non si è sporcata. Sto cagando. No. Perché qua adesso, fra poco, ci sarà uno di quei fantasmi, uno di quei jumpscare pure, che proprio... No, come? Ti ammazzerà, ma proprio... Ti farà cagare per l'eternità, tipo... E io tipo la scorsa volta ho urlato talmente tanto forte che veramente mi sono fatto male alla gola, ragazzi. Cioè io non stavo scherzando in quel video, veramente mi sono preso vocali. Male. Poi per fortuna, sì, ma poi per fortuna adesso ci siete voi, è per quello che vi ho chiamato. Sennò poi io non ce la facevo. Sennò non riuscivi, cioè. No, non ce la facevo da solo, cioè veramente una roba pazzesca. Allora, Troppa paura, sì. Cos'è sta roba? Non si sa, boh. Comunque qua non c'è nessun lavandino. Ok. Forse il fantasma. Perché qua non abbiamo possibilità. Io ho visto qualcosa, non vorrei dire. No, oddio. Vabbè, non penso. Mi sto solamente probabilmente
avete capito, no? Cioè, suggestionando, certo, no? È normale. Adesso sì, però sì. Andiamo nel furgone. Quindi, com'è che si chiama? Martinez? Betty Martinez. Betty Martinez. Ok, allora. Martinez. Betty Martinez, se ci sei, dammi un segno. A parte che mi è arrivata una notifica qua su... su WhatsApp, io spero proprio che non continuino. Spero che non continuino su WhatsApp, perché se no poi dopo potrei leggermente infastidirmi. Betty Martinez, ci sei? Se ci sei, mi sa di no. Dammi un segno. Allora, praticamente tunisiani, pronunciando il suo nome, dovrebbe avete sentito, vero? Oddio. Ha fatto tipo un rumore. Ha fatto un rumore. Non... No, ma no, poi no, come no, fa no, a sentirti? Allora, poi se tu dici le parole ho paura, lei dovrebbe, in teoria. Ma come fa a sentirti? Non ne ho idea. Cioè, praticamente il gioco lo fa, praticamente, perché è collegato al microfono. Betty Martinez, se ci sei, dammi un segno. Betty Martinez, ma se ci sei, italiano? Dammi un segno. Sì, sì, sì. Ah. Praticamente capisci anche l'italiano. Allora, però adesso praticamente cose che dobbiamo fare? Dobbiamo andare qua a vedere se ha sporcato. No, mi sembrava che avesse sporcato l'acqua, invece no, porca miseria. Dobbiamo almeno trovare una foto. Ok, allora, prima di tutto prendiamo la fotocamera in mano, perché se nel caso malauguratamente dovesse presentarsi davanti, almeno io ho la fotocamera e posso farle la foto. Betty Martinez, se ci sei, fatti vedere. No, ma io ho paura. Betty Martinez, se ci sei, fatti vedere. Se mi sto ci spaventando. Sono l'ansia. Sì. Fa venire troppa ansia sto gioco, raga. Non... Sì, infatti. Sì, ma perché è anche buissimo. Assolutamente. Ma è troppo buio, ma infatti non si vede niente. Poi tipo quando ti giri hai sempre la sensazione che ci sia qualcuno dietro di te. Infatti. E questa è la cosa orribile. No. Ok, tranquilli. Forza, coraggio, tranquilli. Che adesso. Ok, forse. Abbiamo fatto questo video. Esatto. Allora, forse dovrebbe essere qua. Allora, Betty Martinez. No. Se ci sei, dammi un segno. Allora, in teoria, qua dovrebbe. Ho paura. Ho paura. In teoria, dovrebbe farmi vedere l'MF. Che c'è attività, in teoria. Se è questo che vuol dire. Ma quindi è un fantasma sto Betty. Non si sa, perché ci sono più tipi. Tipo c'è il fantasma, c'è il jean, c'è il tipo come che si chiama, il avete capito, no? Insomma, il poltergeist, ecco. Insomma, ci sono un sacco di cose. Ma non può essere una persona, no? Sono anche le ombre. Ho sentito un suono, una campana, non l'avete sentito voi? Sì, ho sentito tipo una specie di campana. Non sì, so, io ho pensato tipo fosse tipo un da qualche... campanello. Ah. Poi l'ho sentito. Ha attivato la radio, raga. Oddio. Ha attivato la radio. Allora, ok, c'è attività. Questo vuol dire che c'è attività. Allora, Betty Martinez, se ci sei, fatti vedere. Oddio. Dov'è che l'ha attivata? Non mi sto cagando, ragazzi. Ho paura. Io anche. Credo che la radio sia quella sopra il mobile dietro. Quella dietro. Questa, sì. Vede. Vero. Ho paura. Ehi. Oddio. Ho paura. Betty Martinez, fatti vedere. Ok, è nella soffitta, suoni. Raga. È nella soffitta, per forza, è nella soffitta. Allora, manteniamo la calma. Allora, se ci sei, dammi un segno. Betty Martinez, se ci sei, dammi un segno. Sporca l'acqua. Fai qualcosa, mannaggia te. Betty Oddio. Martinez. Madonna, questo gioco mi fa perdere anni di vita comunque. Sì, anche a me. Allora, Betty Martinez, fatti vedere. Devo fare la foto, mannaggia te, fatti vedere. Si comporta in modo strano. Prima di tutto spegniamo questa radio. Ehi! Oddio. Ehi, raga. No. Io qua no, tiro uno di quegli urli. Perché si aspetta la luce? Infatti. No. Tiro uno di quegli urli, raga. No. Allora, stiamo calmi perché qua mi sto cagando. Non si vede niente. Qua potrebbe essere infatti, tipo dietro di me, tipo. Può essere anche a fianco, tipo. Allora, non so, porca. Ehi, sto sentendo rumori, ragazzi. No. Allora, Betty Martinez, no. Se ci sei, fatti vedere. Prima di domani mattina. Non farti vedere. Dovrebbe. Allora, dobbiamo fargli la foto, per forza. Perché così finisce questo calvario, questa tortura. Veramente. Io non voglio fargli la foto.
Ma dobbiamo, è l'obiettivo. Sarebbe fighissimo riuscire a completare questo obiettivo, perché io non sono mai riuscito a fare la foto di un fantasma qua su Fasmofobia. Nemmeno nella vita reale, veramente. Però. Ehi! Qua. Ok, raga, è qua. Anche qua. No, ha attivato anche qua. Ok, Betty Martinez, se ci sei, fatti vedere. No, Io qua ho paura. Allora, com'è che si spegne? No, ho buttato. No, come cazzo. No, raga. No, non so come si spegne. No. Poi con la radio lei in teoria può tipo dire delle parole. Se non ho capito male. Ecco, bene. Perché oddio. ho fatto la foto, che coglione. Ma non puoi cancellarla, tipo. No. Non hai spazio. Ho solo un totale di 4 foto. Vediamo se ha sporcato l'acqua. Allora, in teoria dovrebbe sporcare l'acqua qua da qualche parte. Allora, facciamo così, scendiamo al piano di sotto perché dobbiamo riattivare il generatore. Perché come ho detto, se non ha sporcato l'acqua, qua dobbiamo riattivare il generatore, perché a volte si spegne, capito? Ah, ecco. Vediamo, bene. Qua da questa parte c'è. Questo generatore a cosa serve? Il generatore serve appunto alla luce. Per la luce, altrimenti. Perché ce l'ha spento quel. Che infamia. Esatto. Dovrebbe essere qua. Poi noi abbiamo anche la sanità mentale. Se ce l'abbiamo bassa, e la fine. Cioè, nel senso, non va bene. Perché ci può uccidere. Ah. Ok, in teoria. Oh, perfetto. Oh, ora meno si vede. Male. Oh, che bello la luce. Ok, sì, andiamo esatto. Un attimo a ripristinarci qua. No. Vedete, questa è l'attività. Andiamo. Allora, ragazzi, l'attività è salita. È salita un sacco. Adesso dobbiamo andare subito nella casa, perché dobbiamo praticamente catturarla. Allora, cerchiamo di tenere la torcia accesa. Allora, se io non ho capito male, adesso lei dovrebbe esserci. Allora, Betty Martinez, se ci sei, fatti vedere. Fai qualcosa, Betty Martinez, dammi un segno. Per forza ci deve dare almeno un segno, ragazzi, altrimenti qua non va bene. Controlla l'acqua qua in cucina. Qua in cucina? No. È pulita. Porca miseria. Ho sentito qualcosa? No. Ah, era la radio, ok, perfetto, mi stavo già cadendo. Ma qua cos'è che c'è? No. No, io mi sto spaventando. Cioè. No, allora, attiviamo la luce prima di tutto. Meno male che c'è. Ma poi quanto è grande questa casa? Abbiamo visitato tipo. Oddio. No, questa è bloccata? Sì, è chiusa, ok. Allora, in teoria avevo la chiave io di questa, però ho paura a lasciare la fotocamera, perché se lei si fa vedere adesso. Sì, esatto. Un problema. Betty Martinez, se ci sei, fatti vedere. No, non farti vedere. Ma sì. Si deve far vedere, per forza, perché ho paura. Ma quindi lei deve sporcare l'acqua, cos'è che deve fare? Sì, tipo deve far vedere l'acqua sporca nel lavandino. Perché ma quello è un segno che è passato. Esatto, è un segno. No. Peccato. Porca miseria. Aspetta, stiamo qua. Betty Martinez, se ci sei, dammi un segno. Però qua deve venire, altrimenti qua non sporca l'acqua. Non è che non capisce l'italiano. No, lo capisce. Betty Martinez, se ci sei, dammi un segno. Betty Martinez, se ci sei, dammi un segno. Dai, per favore, mi devi dare un segno, altrimenti qua io urlo come una scrofa. Non è che devi premere un tasto per parlare. L'ho appena fatto, vediamo se. Porca miseria, questa qua è infida, ragazzi, perché non si sta facendo vedere. Tipo un push to talk, magari, tipo che devi premere. Ehi! Oddio. Ho sentito un rumore. Allora, no. È qua in teoria. Betty Martinez, se ci sei, fatti vedere. Ehi! Ho paura. No, Paura. Paura, no. Ho paura. Betty Martinez. No. Eccola qua, ragazzi. Oddio. Ragazzi, se ci sei, fatti vedere. No. Fatti vedere. Dove sei? Oddio. No, io ho paura. Betty Martinez. No, raga, io qua mi sto. Betty Martinez, fatti vedere. Porca miseria, questa qua non si fa vedere. Allora. Meglio, perché non la voglio vedere. No, non è meglio, perché sennò non completiamo la cosa, la. Comunque parla più forte, Gabri, perché sennò non si capisce niente. Scusa, Dennis, scusa. Allora, Betty Martinez, sì. Betty Martinez, se ci sei, dammi un segno. Dai, dammi un segno, per favore, dammi un segno. Ma io ho sentito tipo piangere o ridere, quello che era. Io ho sentito tipo dei suoni strani, In teoria è la radio questa. Ah, ecco.
Però non mi ricordo come si spegneva. E qua. Allora, scusate, se io faccio tipo... Ah, no. Oh, no, 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 questa cosa non dovevo farla, ok. No, F era, com'è che era? Adesso mi appare dietro, io ti do uno di quegli urli. No, 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 questo gioco no, vabbè. Porca miseria. Allora, qua non c'è, allora, dobbiamo andarcene sotto, perché in teoria lei quando dà questi segni potrebbe darsi che fa appunto l'acqua sporca, non si sa. Io spero che l'abbia fatta, perché almeno quella dobbiamo prenderla, altrimenti non ha senso. Sì, esatto. Poi c'è una serie di rumori assurdi che... che non si capisce, dai, però. Betty pulita. Martinez. Ah, che stro... io veramente mi... Cos'è stato? Oddio. Allora, aspettate che qua io mi sto cagando. Allora, ho paura. Non so se si sente. Se si sente. Si sente, sì. Allora. È normale. È normale, sì. Allora, vediamo se qua... No, però vedete, non... continua a non farsi vedere. Allora... Invoco il nome di Betty Martinez. Betty Martinez. Io ti invoco. Betty Martinez. Io ti invoco. Fatti vedere. Non so se basta questo. Betty Oddio. No, 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 no. Ma chi l'ha accesa la luce? Non io. Betty Martinez. Dammi un segno. Se ci sei, dammi un segno. Grazie. Ehi, ehi ragazzi, oddio, ragazzi, ehi. Allora, dovrebbe farsi vedere. Cos'era? Dovrebbe farsi vedere. Ehi. Oddio. No, 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 no. Se ci sei, Betty Martinez. Oddio. Oddio. Cos'è? No. Oddio. No, 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 no. Oddio. Oddio. Ma quindi cosa ha fatto? Mi ha ucciso. Probabilmente la sanità mentale era, ecco. No, porca miseria, io ora sono un fantasma, vedete? No, niente, come? È la fine, non siamo riusciti. La sanità mentale probabilmente era bassissima, ce lo dobbiamo ricordare, porca miseria, perché io non me lo sono ricordato. Oh, ragazzi, dunisiani, io veramente sto perdendo anni di vita. Io mi sono preso un colpo, cioè... Sì, davvero, io non so alla fine cos'era. Poi ho sentito Fede che ha urlato tipo troppo. Sì. Mi è venuto un infarto, mi sono guardata che veniva così. Lo so, guardate che fa cagare un sacco, soprattutto se ci giochi te, veramente. No, ma poi la cosa peggiore è che io sto dentro la stanza, ma è buio, c'è tutto quanto le luci spente. È tutto buio. Infatti, vabbè, tipo, è ancora peggio. Ti concentri e cioè non è che vedi, esatto, non te lo aspetti. E poi tu da un tratto, boom, inizia tutta la lampeggia di buio. Oh mio Dio. Allora, dunisiani, se volete vedere altri episodi con i miei amici, no, mi raccomando, scrivetemi. Scrivetemelo. Volentieri. Molto bello, molto bello. Scrivetemelo nei commenti e noi lo riporteremo. E poi c'è Siri che parte. Grazie, Siri. Ormai lei è parte dei nostri video. Ma che bello. Sì, esatto. Mamma mia, bellissima Siri. E quindi per ora noi finiamo qua. Ciao. Ciao. Ciao.